Bene, oggi abbiamo come ospite qua in studio Massimo Pagan, che proprio voglio anche salutarlo. Ciao Gina. Una carissima persona. Bene, a proposito, ti ho invitato anche perché c'è tantissime persone che chiedono delle informazioni, sì, riguardo il teatro, quindi ti ho fatto chiamare prima possibile. Grazie. Ti faccio una domanda, sì, di quelle certamente che mi hanno scritto e certamente anche telefonato, perché c'è tanta gente che telefona. Che io consiglio, non serve telefonare, basta soltanto scrivere a canale 68 via Fogazzaro 2 Cornedo Vicentino, scrivete e noi fino che possiamo, cioè, certamente vi, come si può dire, vi diamo una mano, ecco, va bene. E, cosa posso, vorrei una domanda, Massimo, da te, perché è difficile anche come si può dire, trovare le parole giuste. Com'è che hai cominciato a fare teatro, voglio dire? Beh, diciamo che ho iniziato circa 8-9 anni fa lavorando come aiuto scenografo presso compagnie teatrali, appunto, così. Poi mi sono diplomato al liceo artistico di Venezia e poi successivamente mi sono iscritto a scenografia, al corso di scenografia all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Ho capito. Bene, appunto queste persone che scrivevano, mi chiedevano, per cominciare, sì, ci vuole qualcosa? Tu hai ad esempio frequentato qualche corso, qualcosa? Sì, sì, ho iniziato frequentando e facendo appunto il corso, il seminario al Teatro della Vogheria di Venezia e subito dopo ho avuto la fortuna di partecipare, di entrare nella compagnia stabile del teatro. Infatti, voglio dire, siamo stati assieme. Sì, infatti abbiamo partecipato a un paio di produzioni con le, sì, quali abbiamo girato un po'. In Germania, Strasburgo, poi a Malta. A Malta, certo, insieme, sì. E successivamente dopo ho avuto la possibilità di frequentare un corso specializzandomi sulla commedia dell'arte attraverso il TAG Teatro di Mestre Venezia, così. Ho capito. E, dopo ancora ho avuto la possibilità di lavorarci con la compagnia stabile appunto del TAG di Mestre Venezia con due produzioni teatrali, ricordando appunto Il Trionfo di Arlecchino e un testo di natura drammatica, un racconto scenico di Dino Buzzati, la drammatica fine di un noto musicista, appunto. Con questo spettacolo siete andati anche all'estero? No, abbiamo girato l'Italia. L'Italia, ho capito. Sì. E una domanda sempre per, sì, le nostre persone carissime che ci scrivono. Cosa può fare una persona per entrare nel teatro? Beh, innanzitutto cominciare a interessarsi e scegliere quale periodo teatrale appunto studiare, iniziando appunto al teatro greco-romano, passando per il periodo medievale, poi rinascimentale, fino al periodo moderno, insomma, così. Certo, quindi cominciando a prendersi qualche libro inerente al periodo storico scelto e così, insomma. Bene, e poi ci sono anche degli stage, mi sembra. Sì, sì, beh, chiaramente ci sono sempre qualche corso presentato dai teatri stabili, così anche del Veneto, a Padova, a Venezia, così. Bene, a proposito, riguardando questi stage, parlando di questi corsi, se mi interessa, per informazioni, quindi per spettacoli e stage teatrali, Massimo Pagan, telefonate allo 041 52 83 604. Bene, un'altra domanda che ti voglio... cosa stai preparando attualmente? Allora attualmente sto preparando, diciamo che stiamo rielaborando un canovaccio di commedia dell'arte. Abbiamo avuto una prima uscita ancora questo scorso dicembre con questa nuova formazione di compagnia, appunto. Riportando in scena, diciamo così, gli antichi canovacci, gli antichi centoni scenari dei commedianti dell'arte del Rinascimento. Quindi riproponendo, diciamo, lo spunto della tecnica dell'improvvisazione, tanto più che abbiamo allestito lo spettacolo con una regia collettiva assieme tutti quanti, quindi ognuno proponeva la propria idea, la quale poi alla fine veniva intrecciata, amalgamata per dare il fine artistico, insomma, dello spettacolo. I costumi, perché tante persone vogliono sapere anche riguardanti i costumi, certo. Quindi sappiamo che la regia, ad esempio, del vostro spettacolo è, sì, fatta in... Beh, per i costumi in questo caso abbiamo chiesto aiuto e ci siamo serviti presso alcune sartorie teatrali. Che ce ne sono, certamente. Chiaramente sono specializzate proprio sul taglio. Altre cucito. Cose, ad esempio, puoi arrangiarti da sì, solo. Sì, altre attrezzerie, scenografie le ho costruite io, quindi... Infatti mi ricordo che andai da Venezia con... con tutti, come si può dire, i bagagli per questo spettacolo. Bene, ci hai portato, a proposito, sì, oggi delle maschere carissime. Sì, ho portato un paio di maschere, quindi le maschere che porto e praticamente partecipano all'interno di questo spettacolo di commedia dell'arte dal titolo Angelica rapita dai turchi.
E questa è la maschera, una delle maschere, appunto il pantalone, questo magnifico, questo pantalone mercante veneziano, padre di Angelica, il quale non vuole assolutamente sposare la propria figlia amata, però da un principe, il principe Montenegro, Arnolfo di Montenegro. E poi è una maschera, ad esempio, queste, ma mi sembra sì. Anche l'altra. Poi l'altra sono di cuoio? Sì, di... sì, queste sono lavorate in cuoio, secondo l'antica tradizione, sempre della commedia dell'arte. Questa è un po' vissuta. Quindi fatto... c'è anche una protezione? Qualche sì, non... queste sono delle protezioni, delle cose posticce in gomma piuma che vengono applicate certo. Dopo per far aderire meglio la maschera sui tratti somatici quindi del volto. Quanto è difficile usare la maschera? Ci vuole un po' di tempo certamente. Ma per... diciamo che la commedia dell'arte è un tipo di teatro che si basa sulla gestualità, la mimica e quindi certo. Il comportamento dell'insieme della figura. Quindi richiede una certa pratica, ma soprattutto una ricerca iconografica appunto dei personaggi certo. Del Rinascimento. Abbiamo questa maschera sì, invece? Sì, poi quest'altra maschera diciamo, è un arlecchino un po' più arcaico, sempre in cuoio. Così. Niente, volevo mostrarvi un po'. Facci vedere come una piccola cosa, insomma. Come viene, come si indossa, ecco. Ecco, vengono messe sempre queste cose un po'. Ecco la maschera. Ed infine il berretto. Ecco, abbiamo anche. Quindi questo personaggio si atteggia ad un vecchio, no, il vecchio padre dell'Angelica. Certo. D'altra parte c'è, abbiamo quest'altra maschera che appunto è il servo del capitano, l'altro contendente, il capitano Lasco de Manega. È un servo, insomma, derivante da tutte quante le stirpe degli arlecchini, naccherini, frittellini, mezzettini, così. Un servo che si atteggia, quindi... E risponde alle domande del capitano e cerca appunto di far da tramite a tutte quante le situazioni. Bene, interessante, come si può dire, queste maschere anche veramente in cuoio, ultimamente, cioè si usano sempre maschere di cuoio? Ma no, vengono usate anche maschere in cartapesta, però io in un certo senso le sconsiglio perché esiste un fatto, maschere in cartapesta a lungo andare si screpano, rovinano infatti, e quindi... Infatti le nostre ogni tanto... Sì, si inumidiscono. Quelli in cuoio hanno la proprietà di, cioè con l'uso appunto, di assimilare le fattezze, le morfologie del viso e quindi diventando realmente propria, insomma, la maschera. Ecco. E durando tutta la vita, insomma. Bene. Voglio ringraziare Massimo Pagan. Grazie. Che è stato con noi in questa puntata. Cioè, come si può dire, spiegato insomma, come si può fare, non so, per entrare... il piccolo mondo del teatro, piccolo voglio dire, comunque, e ci vediamo dopo, ciao, ciao Massimo. Ciao.